Ciao amiche e ciao amici, cosa comunica il bacio? Questo video per rispondere a Lovo Lovo, di cui non conosco il nome, che mi segue su YouTube. Ora, il bacio è una forma di comunicazione molto più profonda, ad esempio, talvolta di un rapporto sessuale. Infatti, le coppie, quando entrano in crisi, smettono molto prima di baciarsi che di fare sesso, perché durante il bacio c'è un contatto molto profondo proprio a livello gustativo, olfattivo e sensoriale in genere, quindi si vanno a stimolare comunque i sensi più atavici e più remoti dell'essere umano, quelli che sono diciamo meno utilizzati e però quindi nel bacio vengono rivitalizzati, che sono il senso gustativo e il senso olfattivo, e si creano degli ancoraggi. Per cui è molto importante, diciamo, ad esempio nel bacio, evitare di creare ancoraggi negativi, quindi molto negativo cercare di baciare la persona se non si è, diciamo, a posto con la bocca, nel senso se non hai digerito, se senti che hai l'alito fuori posto, o sai qualche cosa, sistemati, perché se la baci o se lo baci, peggiora ancora la situazione, perché crei fondamentalmente attraverso il senso gustativo una sensazione di disgusto, ed il disgusto viene ancorato a te, e quindi ogni volta che diciamo, poi ti vede proverà questo senso di disgusto. Tra l'altro, ogni volta che ti bacerà, anche se poi non sarai più, avrai la bocca profumatissima, ma quella sensazione resterà ancorata, perché è un fenomeno dell'ancoraggio emozionale, per cui cerca di evitare assolutamente. Quindi il bacio va coltivato, utilizzato, ma se si è veramente a posto, perché altrimenti diventa controproducente. È comunque anche un indicatore del fatto che la persona è coinvolta, perché più una persona è coinvolta, più va a ricercare un contatto intimo attraverso il bacio, e trasferisce anche molte emozioni. Si trasferiscono molte emozioni baciandosi, molte di più che ad esempio facendo sesso, perché il sesso appaga la sfera istintiva, il bacio va a pagare anche la sfera emotiva, la sfera sensoriale, per cui va utilizzato ed è anche un feedback per riuscire a capire se la persona è coinvolta o meno. Renditi conto che se smette di baciarti c'è qualcosa che non funziona, magari continua a fare sesso, ma quindi si sta logorando qualcosa, quindi cerca di capirlo in tempo per poi porre rimedio. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un mi piace, condividilo con i tuoi amici. Ciao!